con Bulland che lascia il compito della battuta a Ramsak. Si parte, comincia Inter-Lipsia. Primo pallone gestito, come detto, dai tecchi al sinistro, respinto. Prima accelerazione di Tiago Romano che parte largo a destra con De Pieri a sinistra. Cocchi, 1-2 con Topalo, vicino area di rigore. Cocchi, tiro, cross, per poco non ci arriva Spinacella, rimette in mezzo della mora, ancora per Tiago Romano, corre in pallo, non riesce a superare Dickes. Parte della mora, pallone un po' basso e anche abbastanza arretrato, si accontenta della rimessa, batte velocemente Zacchetta. Cambia subito tutto verso Cocchi, di prima De Pieri, non riesce a sfuggire a Bog. Spinacce però in area di rigore, calcia col sinistro Spinacce, blocca Dickes. Ricomincia da Zamarian, tenendo bene la posizione sul capitano dell'Ipsia. Topalovic, tocca verso Cocchi, bella palla di prima per De Pieri, si muove Spinacce, De Pieri rallenta, poi prova a riaccelerare, entra in area di rigore De Pieri, cross forte, ancora con un pizzico di ritardo Spinacce. 26 con il sinistro, chiama lo schema Schossler, batte lui, palla profondissima dall'altra parte, la testa di Rececconi prima di Schuldes che può andare ancora al cross. Secondo palo ci sono 4 maglie dell'Ipsia, l'ultimo tocco sul colpo di testa di Schossler non è di De Pieri dell'Ipsia. Spinacce, colpo di tacco, Walter prima di De Pieri, Schuldes a metà strada, questo pallone per Iatti, interviene Topalovic, scivola però al momento del passaggio per un compagno. Bog, Bulland per la corsa di Iatta. Cocchi adesso è fuori posizione, Zanchetta insegue Iatta, lo rallenta, lo porta fuori. Iatta va comunque al cross per la girata di Ramsak, altra occasione per il Lipsia. Con le mani pronto Neumann. Cocchi in anticipo su Iatta, poi vince anche il rimpallo. Topalovic, Cocchi attaccato da Bog che deve stare attento perché è già ammonito, infatti non può intervenire. In area Cocchi, può andare al cross, Cocchi forte, non arriva ancora nessuno. Terza situazione simile, manca sempre il tocco finale. Lo ferma Schuldes. Maie, Topalovic a memoria, benissimo verso Della Mora che ha anche spazio perché l'Ipsia è riuscito in pressing e lascia campo per andare. Della Mora, tocco per Tiago Romano, c'è ancora Della Mora vicino a lui. Tiago Romano prova il cross in mezzo, la testa di Spinacce a sfiorare il gol del vantaggio. Tagare in corso e gol di Sarate, entrambi la prima volta in primavera per quanto riguarda un gol. Gara più difficile del previsto, un ottimo Cesena che ha colpito anche un palo e ha rischiato di pareggiare. Attacca all'Ipsia, apertura verso Neumann, cross dentro, la testa di Maillet, controlla in area di rigore Schossler che calcia e trova la pronta risposta di Zamarian. Poi se quella qui contro l'Arsenal, con la stella rossa invece ha giocato Kaligaris. Il risultato comunque sempre stato lo stesso, Inter vittoriosa e a punteggio pieno. Bulland prova il passaggio in profondità verso Ramsak, spinto con astuzia da Rececconi che poi lo segue anche fuori dall'area. Ramsak si gira bene, riesce anche ad andare al cross, ultimo tocco di Maillé, la vuole tenere in campo Kos, anzi no, sì, l'ha tenuto in campo, la rimessa sarebbe comunque stata per Ellipse secondo me perché il tocco mi sembrava di Maillé. Schuldes, strana traiettoria, non ci arriva Ramsak. Iatta riesce invece a riproporre per Neumann in area di rigore. Cocchi, intervento rischiosissimo, Neumann a rimorchio e passa l'Ipsia con Schossler. Forse è stata anche una deviazione, vediamo dal replay perché sicuramente il tiro è stato deviato. Qua un po' di confusione nel frattempo. Iatta molto bravo a tenere viva questa azione. Neumann, qua Cocchi rischia il calcio di rigore, la rimette in mezzo. Qua il tiro è di Bulland, forse l'ultimo tocco è di Schossler.
esultano tutti e due perché il problema per il momento il giocatore argentino Spinace non benissimo con questa sponda. Rececconi, Zanchetta, Della Mora, non c'è fuorigioco di Spinace come chiedeva la difesa dell'Ipsia. Venturini allora, poco coinvolto fino ad ora, prova ad accendersi in questa fase. Della Mora, Tiago Romano, Zanchetta, gira intorno a Ramsak, Cocchi va al cross, palla sul secondo palo con l'incredibile errore di Venturini che si era inserito con i tempi giusti. Tutta ce l'ha sul sinistro, poi si accentra verso il destro. Iatta appoggia al limite, Weisbach intercetta anche il tiro, anzi il tentativo di passaggio di Topalovic, poi Spinace riesce a ripulire questo pallone verso Della Mora, ma il pressing dell'Ipsia è intenso adesso. Rececconi con più calma può gestire questo pallone. Maier, bella palla di Spinace per De Pieri che salta con il dribbling. Neumann prova a puntare alla porta. De Pieri, tocco per Spinace, controllo che va ad allargarsi, il cross di Spinace sul palo lontano Della Mora, anticipato al volo Venturini, c'è stata deviazione, calcio d'angolo. Troppo centrale questo pallone per Topalovic che prosegue comunque nel pressing verso Dickes. Kos, Schossler, Bulland alza la testa, punta la porta il capitano dell'Ipsia. In area di rigore Kos che calcia trovando la facile parata di Zamarian. Si è inserito Kos. Non si sono ancora invertiti gli esterni dell'Inter. De Pieri rimane qua sulla sinistra, di solito gioca a destra per rientrare sul mancino, adesso con l'ingresso di Swin pensavo si invertisse, invece per ora si rimane così. Cocchi trova Spinace, resiste su Bog. De Pieri scava in direzione di Cocchi, cross in mezzo, forse è deviato, troppo arretrato comunque. Ramsak sbaglia il passaggio all'indietro e regala un'altra chance all'Inter. Swin punta la porta, va col destro e scalda i guantoni di Dickes. In questa situazione l'ultimo, quello del centrocampista dell'Ipsia, rimessa Inter, Della Mora. Vediamo se l'Inter riesce a costruirsi un'altra chance in questo finale di primo tempo. Walter, altro campanile, Rececconi di testa, Topalovic allarga a memoria verso De Pieri, stop di petto, deve puntare Neumann, è più veloce, prova a saltarlo, accelera De Pieri, grande azione, lato corto dell'area di rigore, tocco per Cocchi, calcia col sinistro respinto. Ancora Inter però, Maie, Zanchetta, largo c'è Swin, Della Mora, eccolo Swin, punta, cerca il fondo, appoggia per Della Mora. Cross respinto, troppo corto, c'è Walter ben appostato, Zanchetta controlla al limite, apre in direzione di De Pieri, uno contro uno su Neumann, altro cross respinta di Neumann, la palla rimane in campo. Maier salta Iatta, c'è Topalovic, intervento duro ma regolare di Bulland che pone fine all'azione dell'Inter, prova a far ripartire anche quella dell'Ipsia. Tica Zanchetta, ok, arriva il fischio, si riparte. Primo Schuldes, rischia Weisbach che perde un brutto pallone, Spinace atterrato ed è calcio di rigore, calcio di rigore, erroraccio sformarlo. Fischio l'arbitro che è arrivato. Parte Spinace che fa gol, pareggia subito l'Inter in avvio di ripresa 1-1. Sceglierà l'opzione corta o manovrato, se invece Topalovic andrà per la prima volta verso il centro dell'area di rigore. No, si va ancora manovrati. Zanchetta crossa lui, palla, cerca le Spinace, doppia elevazione, l'ultimo tocco di nuovo di un giocatore dell'Ipsia. Kos controllo e va in avanti, bello stop di Weisbach,
palla dentro, Bulland, Zamarian respinge, grande chiusura di Rececconi prima del tap-in di Ramsak. Venturini, Spinace fermato, Weisbach salta in bello stile Topalovic, si accentra Weisbach, tocco dentro per Iatta, va al diagonale, palla fuori. Infatti, sbaglia completamente il retropassaggio, regalando di fatto un calcio d'angolo. Zanchetta batte velocemente il corner. Topalovic, tiro cross, che invece è una meraviglia, si infila all'incrocio. Vediamo se può anche provare la conclusione da lì Topalovic, l'abbiamo visto poco fa. Vediamo chi parte. Va ancora Topalovic con deviazione! Doppietta in due minuti! 3-1 Inter, ancora Topalovic! Gol dell'Inter, ha segnato il numero 8 Luca Topalovic. Conclusione forte che trova una deviazione, mette fuori causa Dickes. Doppietta per il centrocampista nerazzurro, altro abbraccio con Zanchetta, la gioia della panchina nerazzurra. Data dall'arbitro e praticamente Sweeney in porta che ha colpito il palo interno. Vabbè. Punizione, batte Cocchi, palla bassa, qua una decisione abbastanza incomprensibile dell'arbitro francamente, perché il vantaggio c'era e come. Decisione abbastanza strana. Comunque punizione che ha portato a nulla di fatto, mentre come detto appunto era arrivato il palo a gioco fermo di Swin. Venturini prova a scucchiaiare verso Cocchi, diagonale, Dickes respinge male, Kos esce palla a terra, l'Ips addirittura da questa situazione complicata. Venturini, Swin, Della Mora subentra, cross, deviazione di Kos, raccoglie Dickes. Bella conclusione, controlla bene, si fa fermare da Cossema. Sempre davvero precisissimo quest'oggi Topalovic. Rececconi. Topalovic. Della Mora. Sarate. Venturini lascia sfilare. Swin entra in area di rigore. Swin col destro. Sfiora il palo e c'è stata anche una deviazione. Calcio d'angolo. Dato dei problemi alla difesa dell'Ipsia. Sarate perde il rimpallo con Damala che accelera. Kos dal limite, finta il tiro, se la porta sul destro. Kos sfiora il palo. Che bella giocata qua del terzino dell'Ipsia. Walter, Neumann, Langsteiner. Palla deviata che rimane in campo, Maillé più lontano che può, la testa di Schuldes. Kos sbaglia il controllo, Venturini subentra, si accentra, tocco per Quieto, può anche calciare da lì, vediamo se c'è spazio per andare, lo cerca Quieto, Dickes blocca a terra, se ne costa Swenning, Dickes. Palla lunga, Rececconi controlla, Damala va al tiro in diagonale, la lascia lì Zamarian e Voufak segna il gol del 3-2. Sbavatura di Zamarian. Ha respinto male quel portiere dell'Inter, facilissimo il gol di Voufak. Che era però anche l'ultima azione di questa partita. L'Inter è